Una domenica all'insegna della solidarietà per i commercianti della Catone e per Confesercenti, che ai Campi di Norcia hanno cucinato per le popolazioni colpite dal sisma lo scorso agosto. Presente al pranzo anche il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli ed il vice sindaco Gianfrancesco Gamurrini, che hanno raggiunto i commercianti aretini in moto. Ricevere qui a Norcia una parte importante e significativa della comunità di Arezzo, guidata da Alessandro, dal vice sindaco della città di Arezzo, è stato per noi un'ulteriore giornata, un altro tassello che noi scriviamo nel grande album della solidarietà. Per noi significa che non siamo soli, nonostante siano trascorsi 10 mesi da quelle terribili giornate, ancora c'è una comunità che guarda con attenzione, che ci segue e che comprende la nostra condizione. E di contro significa anche che le nostre famiglie, non sentendosi sole, non sentendosi abbandonate dalla comunità nazionale, possono ancora avere fiducia e scegliere di restare in queste terre. Quando insieme che si solidarizzano le amicizie e il senso comune civico di essere sindaco. Norcia ha avuto dei problemi grossi, enormi. Le risorse ne sono state messe in campo tantissime. Purtroppo ancora oggi siamo vittima, il sindaco Alemanno è vittima di un sistema di regole, garantisti al massimo, per l'amor di Dio, però che non gli rendono possibile dispiegare tutte le forze che lui avrebbe sul tavolo. E allora, proprio in questi momenti in cui il sindaco pensa di essere solo, la nostra presenza qui ha questo significato, di essere accanto a loro e per me di essere accanto a Nicola Alemanno. Donati a favore delle popolazioni terremotate di Campi di Norcia, oltre 2.000 euro.